Salvatore Valeri, eccoci qui, un nuovissimo episodio. Siamo su The Elder Scrolls 4 Oblivion, questi stronzi che parlano. Io sono l'Arx di Cormaris e nello scorso episodio ci eravamo lasciati con la missione da Edrica di Mephala e ora dovevamo continuare il filone di missioni riguardanti la Gilda dei Maghi. L'ultima che facemmo era riferita al ritrovare questa spia che poi in realtà si è scoperto era morta nella Gilda dei Maghi, che era stata intrufolata nell'Ordine dei Negromanti. Your role within the guild becomes ever more essential. You have now attained the rank of warlock and are freely able to access the council chamber. E per chi si stesse chiedendo che cos'è la camera del consiglio, ah, chi se ne frega, compiti. Your tasks now come directly from Archmage Trav. Ok, dicevo, per chi si stesse chiedendo, la sala del consiglio è questa qui, quindi non vi perdete assolutamente nulla. Signor Travern. There is an urgent matter which requires your personal attention. This task falls to you and only you. Ok, compiti. Are you prepared to begin? Se non so nemmeno cos'è. Count Hasseldor of Skingrad has contacted the council. He claims to have information that is vital to us. He has requested that you personally travel to Skingrad to obtain this information. I cannot stress how important it is that our relationship with Hasseldor be preserved. I expect you to visit him immediately. Ok, anche se da poco ci sono stato, perché era notorio ordinare le cose a casa. He has requested that you, of all people, should be the one to visit him. I have no wish to put you in harm's way. Skingrad. Please travel there as soon as possible. Ah, bla bla bla. Ok. Count Hasseldor. Quindi andiamo a vedere il signor Hasseldor. Informazioni a pagamento. Già non mi piace, già il titolo non mi piace. Che significa che io non, ok, ho molti soldi, ma non per questo li voglio spendere, signori miei. Quindi vediamo il signor Otto Hasseldor cosa ha per noi. You are here to see the count, yes? Già. He has been expecting you. Please, wait here. I shall no, che of your arrival. Palle! Greetings, Argon. Voglio morire. Voglio morire. Per quello dobbiamo aspettare che sta stronza del cazzo trovi il conte, lo chiami e sempre passeggiando arriveranno lentamente. Ora io aspetto un po' di ore velocemente, sperando che lui mi interrompa. Cristo, 5 ore. Non è ancora arrivato nessuno. Ma porco Giuda, va là. Che cazzo, lo stiamo risvegliando il conte? Welcome, Guild Mage. We meet again, although in different circumstances. Già. I fear this time you may find the results no more to your liking than the last. Less so, perhaps. The information I have for your guild will not be met with smiles and handshakes, I fear. Che significa temo? Me ne stai ricattando? Because from our previous encounter, I believe you can be trusted. Okay. Consider the implications of that as you handle a small matter for me. Surprised? Nothing is for free, mage. There is a fottiti, affarista di merda. Before I tell you what I know. One good turn deserves another, after all. Perché non puoi dirmelo? Perché non puoi dirmelo adesso? The opportunity to take advantage of your health. Figlio di troia affarista. E ti ho pure aiutato a curare tua moglie, stronzo. I have will be worth your time. Qual è il problema? It is a minor situation, to be sure, but neither I nor my guards can become directly involved. A nest of vampires has sprung up in Bloodcrust Cavern, southeast of the town. They are a threat to the town and must be eliminated. Ah. Their presence has drawn a group of vampire hunters to town, following rumors of vampires in Skingrad. While I do not believe my identity has been compromised, I do not wish to take any chances, and so cannot act on either matter. You, however,
can act with impunity, and so will take care of this for me. Then, I will tell you what I know. Ok, cacciatori di vampiri. A troublesome lot. I expect you to deal with them. Chi sono i cacciatori? There are at least three of them. I know only one by name, a wood elf, called Eridor. He's rather good from what I understand. Mm. I could handle them myself, but it would be unwise to display my prowess in public. That is the folly of the young and proud. Sarei io il giovane. Should you be caught murdering them in the streets, the guards will respond accordingly. I can't be connected with this, remember? Ok, dove sono? This I cannot say. I have refrained from expressing too much interest, lest their attention be turned towards the castle. The citizens will likely know more. I imagine many have noticed their presence here. Come dovrei trattare con loro? Run them out of town. Do what you will. I simply want them gone. Of course, should you be caught murdering them in the okay, già mai I detto. Cannot arouse further suspicion by offering leniency to you, should you find yourself on the wrong side of the law. Non importa. Parliamo della caverna? What do you wish to know about it? Dov'è la caverna? The cavern is a short distance east of the castle, far enough from town that few residents have reason to pass by it, thankfully. Perché ci sono vampiri? I assure you, I am not responsible for them. I would never be so careless. Where there are mindless animals, predators are never far. Stai dicendo che il tuo popolo è stupido? This is not the first time such a thing has happened, however. On some level, they're aware of my presence. Whether they covet all that I have, or simply wish to see it destroyed, I do not know. They have given in to their instincts. And are little more than animals. They need to be exterminated, one way or another. Ok, che sei ispirato al conte Dracula, perché sì, Asidor è ispirato proprio al conte Dracula di Bram Stoker. Stoker si chiamava così, mio Dio, la mia memoria fa schifo. Però credo anche che stiamo leggermente esagerando sull'impersonare il conte Dracula. Cioè, porca puttana, vuoi che ti faccia una strage sia di vampiri che di cacciatori? Non credi che se uccido i vampiri, i cacciatori a loro volta se ne andranno perché non hanno nulla da fare? È più facile così, no? Ah, che tardi. Ora, con grande silenzio, vediamo di sterminare l'intera caverna. Per quanto è una gran bella rottura di coglioni. Vampiro di crosta di sangue. Ok. Dai, le tue frecce, quelle di ferro, te le puoi tenere, tanto ormai posso dire che non le uso più. Poi la polvere, mi raccomando, tenetevela, perché vi converrà venderla direttamente all'ordine del sangue virtuoso. Giustamente, se avete fatto la missione. Lui sta lì tranquillo, gli è morto, cioè praticamente gli è venuto il cadavere del suo amico di fronte, ma lui, ah beh, la sbronza del sabato sera, guarda, colpisce tutti bene o male. Ti sei girato, che bello. Silenzio. Pugnale fulmine. Corazza da Edrica addirittura, peccato che non la indossavi, vedi? L'avevi addosso, sicuramente non saresti morto. E poi è bellissimo il fatto che loro si sono insediati a Skingrad, giustamente per acculturarsi sulle faccende di Skingrad. Hanno detto, beh, sai cosa, ci ora ci compriamo un bel libro e ci mettiamo a leggere Guida per Skingrad, così dopo si fanno il viaggetto turistico, vanno a salutare Asidor dicendo, ehi, guarda, siamo tuoi amici, siamo più simili a te che a loro. Che cosa imbarazzante, onestamente. C'è un altro salvataggio, sti stronzi, appena mi avvicino ogni volta si girano verso di me. No, non è perché sentono rumori, possono avermi avvistato. È proprio una questione che, diciamo, loro hanno un percorso standard. Ciao, piccolo Murlo. Hanno un percorso standard e sono portati a seguirlo, indipendentemente dal se sentono o non sentono rumori in particolare. Certo, se venite proprio visti, si mettono in allerta, però più di quello
Non succede, ok, credo che lui sia l'ultimo Morlock. Lo so, non è l'ultimo, ma non c'è bisogno che me lo sottolinei in maniera così violenta ed esplicita. Quindi. Ma porco giuda. Ok. Lui muore immediatamente. Vediamo di far morire anche lei, che pare non abbia una grande armatura addosso. Pare. Lo so, piccolo Murlo. Colpire e... C'è qualcosa che non mi torna. Loro volevano parlare con me? Ah, io devo un attimo caricare per capire. Cioè, lei mi ha detto è bello vederti. Ah no, ma quindi è un mezzo bug, ma vaffanculo. Perché mi ha fatto incuriosire il fatto che ha detto è bello vederti. E poi abbiamo ucciso il suo amico, ma questo è un dettaglio di poco conto. Cocciuda. Ora tutto mi va male. E che cazzo? Ora. Iniziamo con un bel colpo dietro le spalle. E constatato il fatto che non ci sono amici, ma manco per il cazzo. Magia delle ombre. Vieni a me. Figlia di troia. Cazzo, non ho frecce. Mettimi delle frecce! Soffri in silenzio. Non abbiamo il tempo per queste cazzate, onestamente. Quindi, dammi le tue frecce, polvere di vampiro e possiamo avanzare tranquillamente. No, perché mi era venuto veramente il dubbio che potessimo parlare con loro. Però mi spiace, no. Perché sarebbe stato interessante se ci potevamo intrallazzare in qualche modo anche con gli altri vampiri, magari convincerli ad andarsene. Per quanto comunque avrei preferito ucciderli, però. Ma proprio ora ci dobbiamo fermare a parlare un pochino. Non è che magari ci possiamo spostare verso zone più lontane? Cioè, tra l'altro questa è l'ultima camera, quindi una volta uccisi potremmo mandarli a fanculo. Non venire verso di me, non venire verso di me. No, 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 no. Cioè, sono messi tutti e tre in una posizione che potrebbe sembrare comoda, ma in realtà è molto scomoda. Muori. Silenzio. No. Non parlate. Sguardo di... sì, sguardo di sguardi. Scambio di sguardi intenso, si sono visti e hanno detto, ma è morto. No, sta dormendo. E sono andati avanti. Ah. Spadone vampa, ma che cazzo di vampa devi fare? Dai, per favore. Ok. Ah, così proprio, è morto al primo colpo. I vampiri della caverna a costo di sangue sono stati eliminati. Adesso devo occuparmi di cacciatori di vampiri. Vai così. Martello da guerra, polvere. E sono sovraccarico. Porco Giuda. Di quanto? Di tanto. Quindi il martello credo che lo butto giù, onestamente. Quindi, sistemata tutta la questione dei vampiri nella grotta, andiamo a vedere quel gran figlio di puttana di Asidor. Che non lui, dobbiamo andare direttamente dai vampiri, dai cacciatori di vampiri, scusate. Anche se come cosa mi dà onestamente molto fastidio, perché, cioè, ok tutto che tu comunque è anche giusto trarre vantaggio, però un conto è se tu mi dici occupati dei cacciatori di vampiri, occupati dei vampiri, ma non... Beh, visto che ci si occupa dei vampiri, cacciatori di vampiri, amministrami un po' la città, riscuoti le tasse, fammi un pompino, non lo so, ragazzi. Però
E che? Beh, vedo che l'indicatore ci dice direttamente qua. Diciamo che ci può stare, tanto comunque prima o poi avremmo subito l'avremmo trovato, basta chiedere in giro e subito ci avrebbero portato a questa taverna. Loro risiedono nella taverna. Volendo li potremmo anche How uccidere. goes it? Sì. What do you want? Non lo so. You too. Però ti vede che ci ho parlato qualche volta. Ah, ma tipo, sta ognuno in ogni camera, quindi facciamo veramente. Li uccidiamo tutti? O potremmo gentilmente invitarli a ad andarsene a fanculo? I'm just doing my job. You got a problem with it? E si mette sull'altro letto. Va bene. Diciamo che va bene. Onestamente non so se ucciderli tutti o lasciarli in vita. Diciamo che dipende da come ci trattano, ok? Se ci trattano di merda, li uccido tutti. Se no, li potrei anche pensare di lasciarli in vita, ma ci potrei pensare, non è che li lascio in vita. Shaman, no, cazzo. Oh, che palle, dai! Tutto in culo, va. Ok, il problema che mi pongo è: quale sarebbe la cosa migliore da fare? Perché alla fine, ok, che sono cacciatori di vampiri, però sono scomodi. Però potrebbero essere comodi in altre occasioni, nel senso cioè che comunque stiamo parlando di cacciatori di vampiri, non fanno del male a persone innocenti. Quindi non so. Direi che facciamo un salvataggio ora. E ridurre lui. Vediamo qui a lui. In realtà What nulla. do you Dai, che cazzo! Stavo giusto dando un'occhiatina. Non c'è bisogno di arrabbiarsi così. Allora, ragazzone, si alzi dal letto, per favore. Oh no, not another one. Un altro di che? Citizen of Skingrad, please be advised that I am here on official business and wish no harm. Ufficiali Oh, di chi? forget it. Let me guess. You're worried about what my men and I are doing here in town, right? Non vivo qui. Then what do you want with me? I'm a busy man. I don't have time to stand around and chat. Ho qualche What is domanda. it you want? Chi sei tu? You'll have to forgive me if I don't answer. I don't. I'm listening. Sono curioso comunque di ottenere informazioni. Felice. Niente. Sorry. Felice. Remarkable. Niente. What? Yes, Ok. whatever you say. Ah! Cazzo, questo provava proprio eccitazione, non lo so. Yes, remarkable. That's just stupid. Diciamo You sì e think no. that's funny? Beh, onestamente sì. Ok. Don't remarkable. Diciamo che è What più a difficile di quello dumb che joke. sembra. Don't. What a great story. Don't, please, I'm sorry. You think that's Ok. funny? Porco ciuto. Don't try Però to. ora facciamo Whatever. tutto I quello wish I così. could say that. Ok. Uno solo c'è in mano. Don't Tac. waste your flattery on. You think. What a great Tac. story. I Ok, said, I say. 76 va bene. If you know anything, it is in your best interest to tell. Do you know where the vampires are? No. Then. Ma io volevo informazioni, dai, che palle. Good to see you again, friend. I don't suppose you've noticed anything out of the ordinary. Ho qualche domanda. What is it you want to know? Ottimo, chi sei tu? I'm a vampire hunter. I came here with a few others to get rid of the vampires in Skingrad. Oh, that's right. We've heard all about it. Now, we just need to find them. Perché sei qui? So word hasn't gotten around to all the townspeople. Interesting. They must be very good at keeping a low profile. No, I've fidati. heard tell that vampires have infiltrated the town. Came here to root them out. Dove stai I've guardando? got my men scattered all over town. Shamar's up by the statue. Vontus is out in the high pasture.
and Karsten has the town exit near the castle covered. Sì, sì, perché sono te, io anche se fosse li vado a uccidere di mattina. Ora, non metterti alle macchie, porco Giuda, oh. Mi sta salendo la voglia di ucciderti. Good to see you again, friend. I don't suppose you've no... Ho informazioni per te. All I care about is where the vampires are hiding. I know they're here somewhere. You know where they're holed up? Non solo, li ho sterminati per te. And what? I'm supposed to take your word for it? Sorry, friend, but I'll need some sort of proof. You got any proof? Sì, ecco un po' di polvere di vampiro. Well, maybe you're not lying after all. Già. If they're gone, then there's no point in hanging around here. Damned amateurs. You people should leave it to the professionals. Sì, sì, si vede come cazzo sei stato professionista. Vabbè, loro credo che si faranno l'ultimo pisolino, poi se ne andranno. E nel mentre noi possiamo tornare dal nostro amico Conte, che dovremo aspettare altre 6-7 ore in sala prima che lui, non so, si trucca, si veste, non so che cazzo fa in tutto quel tempo. Però lo fa. Dove si esce a sto posto di merda? Vedo che qua c'è l'entrata. Ah, scusate, c'è l'entrata al secondo piano. Il castello di Skingrad. E vediamo di parlare col conte. Diciamo che questa missione è stata semplice, più che altro la cosa difficile era far quadrare il tutto. Ah, che palle. Aspettiamo le 10 di mattina che arrivano i consiglieri, avvisiamo i consiglieri di avvisare gli Assidor e così continuiamo sto cazzo di pagliacciata. You have completed your tasks for the count, have you not? Then please wait here while I inform him. Good morning. Aspettiamo un'altra 24 ore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ore, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Non so, Bassidor, prenditela con calma, insomma. Mica ho da fare. Via mai. Questo sto stronzo. Ma sei tu? Let's hear it. Ah, ora è uscito. Cioè, guardate la perfezione. Che roba imbarazzante. The count is on his way. Conte sta arrivando. Rimani qui e si paziente. Puttana troia! È da un giorno che sono qui. Ah, ecco, è arrivato. Grazie a Dio. So the work is complete. Now we can discuss the information I have for you. Ok. Cacciatori di vampiri. You convinced them to leave, I see. A wise plan. Grazie al cazzo. More hunters will come in time, I'm sure. For now, Skingrad is quiet again. And you have my thanks. Yeah. The cavern is silent once more. I would be foolish to think that this might send a message to those who would encroach on my territory. Hmm. Okay. Informazioni. Your guild does not fully appreciate the danger which quickly approaches. Hopefully when you return to them, their eyes will be opened. The necromancers are a sign of things to come. An old acquaintance of the guild has come to Cyrodiil, and they are answering his call. While I do not know for quite what purpose he has arrived, I believe the Guild of Mages is in great danger. Manna Marco has returned. Manny Marco, già. Nearly invincible. He has established himself somewhere in the north of Cyrodiil. This is all that I know. Bella difficile come roba. Traven learns this as soon as possible. I have no love for your guild, but I have no wish to see it destroyed either. Chi è Manny Marco? Vediamo se ce lo dice lui. And powerful necromancer. Traven will recognize the name even if you do not. Informazioni? I have told you all that I know. Manna Marco has come to... Vabbè, bravo, even bravo. I know that some from your guild have defected to join him. I believe you can be trusted, as you have been attacked once already. Perhaps it is a mistake to make sì, that... Sì, ok, bla bla bla, solite robe. Scusate se vi ho skippato brutalmente dialogo, però insomma era molta retorica e nulla di nuovo. Il problema è... Ora,
Manny Marco è una gran bella bestia, ma veramente gran bella bestia. Però ne parleremo direttamente in un altro episodio, quando magari sarà dedicato direttamente a Manny Marco. The legions patrol the roads and they won't... What news from Skingrad? I assume you've spoken to Count Hasseldor? Ma perché è l'occhio storto, amico mio? Taverna è l'occhio storto. What? Is that possible? This is grave news indeed. I had, perhaps foolishly, believed that necromancy was all but stamped out in Cyrodiil. It seems I couldn't have been more mistaken. I shall need to consult the council as to how to proceed with this situation. Thank you for the information. It may save many lives. You're in good company. Perfetto. Welcome. Ora però, signori, purtroppo sono costretto a lamentarvi che il tempo è tiranno. E ci si becca direttamente in un prossimo episodio.